Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni capitolo 10, verso 10. L'umanità è morta. La Bibbia ci dice che per un uomo il peccato è entrato nel mondo. Dalla disubbidienza d'Adamo, il peccato, come un germe, ha infettato fino ad oggi tutta l'umanità. I problemi morali e sociali di ogni generazione, inclusa quella in cui viviamo, non potranno mai essere risolti da professori di università, dottori in medicina o psichiatri, nemmeno da capi di governo o da istituti di correzione, perché il male è nel cuore di ogni individuo. Il mondo è malato di una malattia spirituale e nessuna cura umana può guarirlo. La stessa parola di Dio, che ci dichiara il nostro stato attuale, siamo tutti morti nei falli e nei peccati, ci offre anche il rimedio. Dio, che vede le condizioni del genere umano, ci rivolge il suo invito dicendo: riguardate a me e sarete salvati. Da che cosa e perché ci vuole salvare? Egli ci vuole salvare dalla schiavitù del peccato, perché ci ama di un amore eterno. Chi desidera la vita deve credere ed accettare Gesù come proprio personale salvatore, perché solo in lui è la vita e la libertà vera.